La Val Sarentino si estende a nord di Bolzano per una lunghezza di 50 km fino a Passo Pennes. Circondata da splendide montagne disposte a ferro di cavallo e immerse in una natura pressoché incontaminata. La località principale è Sarentino, che comprende ben 27 frazioni ed è il più grande comune dell'Alto Adige per estensione. La valle e la comunità conservano in buona parte il loro carattere originario, caratterizzato da un'impronta contadina. Oggi però la Val Sarentino non offre solo agricoltura, maglioni e pantofole tradizionali, lavorazione di legno, pino mugo e ricami su cuoio eseguiti con rachidi di penne di pavone, cercando di coniugare modernità e integrazione con il senso della tradizione e delle proprie radici. Fortunatamente sono ancora molto sentite le antiche usanze popolari, tra le quali rientra l'avvento alpino. Durante ogni fine settimana d'avvento, Sarentino si trasforma in un romantico villaggio natalizio. Quest'anno troneggerà in paese la corona d'avvento più grande e originale di tutto l'arco alpino, alta 2 metri e con un diametro di oltre 10 metri. Ma l'usanza più particolare è il Klöckeln, denominazione che deriva dal termine Glocken, bussare, originariamente un antico rito di fertilità germanico. Il gruppo di Klöckler, chiamato Kut, si raduna segretamente in un garage per i preparativi. Come in passato, anche oggi questo rituale è riservato ai ragazzi e non viene mai organizzato in modo ufficiale. Solo i diretti interessati ne sono al corrente. Nei 3 giovedì precedenti, il Natale, i Klöckler si recano di maso in maso per cantare le loro canzoni dalle antiche melodie. Con strumenti rudimentali come campanacci, corni di montone e violini del diavolo, i Klöckler si annunciano producendo un gran frastuono. Le due figure principali del gruppo, il Zuselmandl e la Zuselweibele, maschio e femmina, si tengono in disparte e corrono in circolo, con la figura maschile che insegue la figura femminile. L'arrivo dei Klöckler è accolto con piacere dai contadini, che offrono allo Zuselmandl e alla Zuselweibele da mangiare e da bere. La figura maschile indossa il tradizionale costume della Val Sarentino e porta con sé una spada di legno rossa divisa in due, che usa per battere il tempo sulla mano mentre insegue la figura femminile e mentre canta la canzone di ringraziamento. La Zuselweibele indossa invece il costume estivo femminile delle feste minori, con legata in vita una cintura di campanacci che fanno rumore ad ogni suo movimento. Porta una maschera di cotone bianca con attaccata dietro una treccia di paglia e in testa un cappello tradizionale maschile. I due personaggi, che devono comunque saper reggere bene l'alcol, simboleggiano la lotta tra gli oscuri demoni dell'inverno e gli spiriti luminosi della primavera. Prima del canto del ringraziamento finale, i Klöckler ricominciano a fare un gran fracasso per costringere la gente a uscire di casa. I due personaggi principali devono rientrare nel gruppo collocandosi all'interno del cerchio e muovendosi ritmicamente. Prima della canzone finale non può comunque mancare un ballo. A questo punto i Klöckler ricevono un'offerta che in passato consisteva in salumi, speck e altre leccornie, mentre oggi il portatore del sacco delle offerte riceve per lo più denaro. La tradizione del Klöckeln è strettamente legata alla mitologia germanica, dal momento che i gruppi di Klöckler avrebbero avuto il compito di sconfiggere con terrificanti travestimenti, gran frastuono, grida e formule magiche i demoni malvagi del lungo inverno nordico. Gli abitanti della Val Sarentino sono fieri di mantenere viva questa antica tradizione popolare. Ogni bambino sarentinese è orgoglioso di saper cantare senza errori la canzone dei Klöckler. Secondo un vecchio detto locale, più numerosi sono i Klöckler che calpestano i campi in inverno, più rigoglioso crescerà il grano l'anno successivo.